Grazie. Signor Wilkinson, sono Virginia Lane. Ah, anzi, Virginia Walker. Sì, da neanche un'ora. Oh, grazie, signor Wilkinson. Sì, sono davvero felicissima. Sì, siamo appena tornati. Se lei potesse venire, mio marito le firmerebbe l'autorizzazione a mostrare la casa mentre siamo via. Sì, immediatamente. Perfetto. Allora l'aspettiamo. Grazie. Alex, pensavo che c'è ancora parecchio tempo. Ma cosa credi che potremmo portarci via? Il televisore, per cominciare, no? E l'orologio elettrico, non ha che pochi anni. Tesoro, credevo avessimo detto che ne avremmo discusso dopo la vendita della casa. La vendita? Già, lo so, ma avevo pensato che magari potevamo decidere adesso. E insomma, come la cucina, ad esempio. Potremmo prenderci il frigorifero e la stufa. Sono quasi nuovi. Li comprai a mamma pochi mesi, poco prima che morisse. E va bene, Alex, d'accordo. Ne discuteremo dopo, ma dobbiamo prepararci a partire. Ma certo. Andiamo. Che ne pensi della radio? È vecchia, ma la farò aggiustare. Magari funziona ancora. Guarda qui. Peserà un quintale più o meno. Guarda che intagli. Un lavoro da veri certosini. Che abilità. Quanti programmi abbiamo ascoltato. Major Bowies, Fred Allen. E tanta musica. Sedevamo qui in salotto ore ed ore ad ascoltare la musica. Ma il suo preferito era Eddie Duchin. Ora che ci ripenso, andavo matta per una sua canzone intitolata La signora in rosso, te la ricordi? Eccola è lei, resistere non posso quando passa la signora in rosso. È rotta. Ne ero sicuro, ma sai, lei sedeva su questa poltrona, sfogliava riviste di cinema. È strano che ricordi questa cosa. Non lo faceva da tantissimo tempo. A volte preparava un dolce squisito solo per noi due. Ci sedevamo qui e... Alex, tesoro, dobbiamo partire. Il signor Wilkinson sarà qui tra poco. Magari si può aggiustare questo. È davvero un gran bello orologio. Ne parliamo più tardi, d'accordo?